anche i volontari di protezione civile presenti qui in piazza. E ci hanno dato una bella mano, perché non avremmo potuto allestire tutto questo senza il contributo di tutti. Ma questo mi dà la stura, perché il principio è un principio più ampio, e cioè che da soli non si fa niente in tutti i settori, da quelli più banali che sembrerebbero, no, occasionali come l'allestimento di una cerimonia, alla lotta alla criminalità organizzata. Quello che vince è sempre la squadra, è il gioco di squadra, il gioco interistituzionale. Quindi grazie anche a voi. Grazie anche a voi. Così il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri, si è rivolto ai volontari di protezione civile che hanno allestito Piazza Duomo per lo svolgimento della cerimonia del 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia militare è ritornata tra la gente dopo 2 anni di pandemia. Erano presenti le più alte cariche istituzionali, civili, religiose e militari, ma anche i volontari del Nucleo di Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri Messina, con le loro unità cinofile. Un'emozione grandissima dopo 2-3 anni di completamente oblio, ripartire alla grande, perché oggi è stata una grande e una bellissima cerimonia, voluta fortemente dal GDR Galletta, e al quale siamo stati tutti noi di supporto, e credo di aver organizzato una bellissima cerimonia. I carabinieri vicini alla gente, sempre e comunque, così come i volontari di protezione civile. L'ispettore regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Ignazio Buzzi, ha ribadito questa vicinanza, ringraziando tutti i volontari delle sezioni della Sicilia, sottolineando come il loro prodigarsi con abnegazione silenziosa nell'assistenza alle fasce deboli della popolazione durante l'emergenza Covid o nella raccolta di beni da destinare alla popolazione dell'Ucraina abbia onorato le tradizioni dell'arma. La nostra è una realtà di volontariato, ma lo spirito militare, di abnegazione, di corpo, non viene meno, anzi diventa un volontariato organizzato. Sotto i gazebi, messi a disposizione dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ristorati con bottigliette d'acqua distribuiti dai nostri volontari, anche 300 bambini delle scuole messinesi, piccoli protagonisti della cerimonia, che nonostante il caldo hanno continuato a sventolare le bandiere tricolore, dando un tocco di leggerezza alla solenne ricorrenza dei carabinieri.